E adesso Barbara continua il nostro approfondimento dedicato al coro Antiche Cantate di Torricella Peligna. Sono le tozze del cuore, ecco, manca sì perché.
Allora, altri ospiti insieme a noi, Giuseppe Di Paolo, fisarmonicista, dubbottista, insomma uno straordinario musicista, tutto tondo. Innanzitutto complimenti, perché poi una vocina mi ha detto: ma tu lo sai che quel signore non ha mai studiato musica, ma sfrutta le orecchie completamente ed ha giustamente ascoltato nella sua storia tantissimi pezzi che lo hanno portato poi a mettere sulle ginocchia lo strumento meraviglioso che è la fisarmonica, ed ecco qui lo spettacolo. Sì, non ho studiato musica e ho cominciato da me, insomma. Com'è nata questa passione? Sentendo i Torricellani che suonavano, mi ha appassionato, e allora mi sono fatto comprare una fisarmonica dai miei, e così ho cominciato piano piano. Ma per impegni di lavoro familiari non sei mai studiato? Ecco, non sei mai studiato, stato in una scuola di musica, però poi la passione ovviamente fa la differenza, Giuseppe, no? Ma mancavano un po' I soldini per studiare. I miei purtroppo contadini non avevano la possibilità. Io ho 76 anni. E questo coro però ti dà l'opportunità di, portare avanti questo tuo desiderio, no? È importante per me, perché è stato il nostro sindaco che mi ha chiesto se potevamo fare un coro, e poi con la maestra Annunziata abbiamo cominciato e piano piano si sta andando avanti. E quando sei a casa, quando non ci sono le prove del coro, ovviamente devi allenarti. Mi ripasso le canzoni che facciamo, insomma. Oh, yeah.
Un obiettivo, un sogno tuo personale, quale potrebbe essere? Perché poi studiare anche a quest'età non fa mai male. Quale può essere? Ecco, ci vogliamo provare a studiare un po' di musica, anche se poi le doti non ti mancano. Anche perché non c'è nessuno qua che ti può insegnare la musica. Vabbè, bisogna fare qualche chilometro. Alle pure forse di Annunziata, che è la maestra, che può insegnarmi qualcosa. Tanto lei non ci ascolta adesso, no, un voto ad Annunziata, però devi essere sincero. Ma lei si fida di me, come vado? Ma un voto per lei? Beh, lei, non esageriamo, lei è però. No, è brava, è brava. Abbiamo un 8.5? Sì, è riuscita a portare avanti, che questa non sapevano cantare nessuno. Poi ci vuole la tecnica vera e propria. Ascoltami, un messaggio per i giovani, se c'è un fisarmonicista giovane che abbia la voglia necessaria per, non dico sostituirti, però affiancarti. Non ce n'è, di giovani proprio. Preferiscono altro. Non ce n'è, ai miei tempi ne eravamo tanti che volevamo imparare, però tutti quanti, sempre il problema dei soldi, i genitori non potevano, i maestri da giù non venivano su, invece adesso che ci sono le possibilità, nessuno prende la fisarmonica a Torricella, nessuno... Si preferisce un'altra tastiera che casomai è quella del computer. Ma mi sa o che, del ecco, ma mi sa che neanche una tastiera di pianoforte vogliono prendere, e neanche una tubot. Grazie a Giuseppe che, come detto, non ha mai studiato musica, ma per problemi insomma legati ovviamente alla crisi economica dell'epoca, però ci mette talmente tanta voglia, tanta passione e tanto impegno, e i risultati insomma li stiamo ascoltando. E allora, a proposito di ascolto, torniamo in sala per l'ultimo step e poi chiuderemo come sempre in bellezza con i saluti finali qui da Torricella Peligna. Ci vediamo dopo. Delizia breve, innamorate, c'è proprio tu.